Buonasera, siamo qua con l'allenatore Dalbò dell'SC Cenaia. Prima vittoria in Serie D per il Mister, ma soprattutto una vittoria importantissima per la squadra. Cosa è cambiato dalla trasferta scorsa di domenica? Cosa è cambiato? Sarei un ipocrita se dicessi che è cambiato chissà cosa. Ci siamo qui da praticamente poco più di una settimana, 10 giorni. Abbiamo soltanto cercato di dare della sicurezza, della far credere ai ragazzi che attraverso il lavoro, attraverso il sacrificio, attraverso la dedizione, attraverso l'umiltà si possono ottenere grandi cose, e stiamo cercando quindi prima di tutto lavorare sulla testa, sulle emozioni, sulle motivazioni di questi ragazzi qui e basta. Poi ci siamo ovviamente prefissati di iniziare a lavorare per bene su tutto quello che c'è da aggiustare, perché evidentemente qualcosa non andava, però quando c'è già la volontà dei ragazzi di apprendere, di dedicarsi a tutto, si può fare qualsiasi cosa. Siamo contenti perché oggi è andato tutto bene, insomma, perché alla fine non abbiamo rischiato nulla. Ci è piaciuta tantissimo la mentalità, ci è piaciuto tantissimo il sacrificio, l'agonismo che è stato messo. Anche a livello tattico siamo stati molto attenti, quindi ecco, fa ben sperare. Ovviamente per rispondere alla prima domanda, cioè nel senso cosa è cambiato domenica scorsa, cosa è cambiato? Non sono alibi, cioè ci eravamo appena conosciuti, forse dovevano capire da parte nostra cosa volevamo e credo e spero che l'abbiano capito d'ora in poi, insomma. Noi ci crediamo, i ragazzi ci devono credere, perché nulla, quando la matematica non ci dice che siamo spacciati, dobbiamo crederci, e noi ci crediamo e sicuramente venderemo cara la pelle da qui a tutte le domeniche, sicuramente. Cosa deve ancora migliorare l'SC Cenaia anche per affrontare una partita tosta come quella in trasferta di domenica prossima contro un Givi Gorgo che è nelle zone alte in classifica? Migliorare, cioè sempre da migliorare su tutto, non c'è mai un punto d'arrivo, no? Quindi si migliora su tutto, sulla tattica, sulla tecnica, sulla fisicità. Io credo che quando c'è attenzione, quando c'è organizzazione, quando c'è un gruppo che comunque rema tutto dalla stessa parte, quindi qualsiasi giocatore, io credo che ci sia poco poi da fare, no? Perché poi vanno da sé questi ragazzi. Sicuramente c'è da lavorare sui nuovi meccanismi, sul cambio di modulo che abbiamo cercato di portare, e ovviamente questo si farà da martedì, cercando di preparare la partita nel miglior modo possibile, andando ad affrontare il Givi Borgo sicuramente con un altro spirito, perché la vittoria di oggi ci dà sicuramente molto morale, e questo è quello che forse serviva a questi ragazzi qui, perché sono ragazzi, hanno bisogno di sentirsi comunque apprezzati, sono ragazzi che hanno bisogno di sentirsi importanti, e questo è il primo nostro compito, è farli sentire importanti. E il Cenaia è una realtà tra virgolette semplice, dove ti dà la possibilità di lavorare con serenità, quindi da oggi lavoriamo con serenità, con più motivazioni, con un po' più anche un po' più tranquilli tra virgolette, però ci fa ben sperare per quello che abbiamo visto oggi, per tutte le partite che arriveranno da qui alla fine. Grazie mille, le faccio un grossissimo